Dopo quattro giornate di gara entusiasmanti, eccoci con l'appuntato scelto Susanna Bordone, neo campionessa italiana assoluta 2022 per quanto riguarda il concorso completo. Come sono andate queste giornate? Bene, il dressage è sempre un po' difficoltoso con lui, è un cavallo che lavora bene ma non semplicissimo e quindi poteva andare meglio, però sopportiamo le sue difficoltà perché poi invece a saltare è un genio, ieri è stato bravissimo, abbiamo fatto tutte le vie dirette, proprio sicuro, con 2 secondi fuori tempo, quindi 0,8 penalità, e oggi un errore in salto, colpa mia, sono arrivata un pochino vicina su un oxer e quindi l'ha proprio sfiorato, ma ha saltato benissimo, è andato molto bene. Un campionato italiano inserito in un contesto di test event per il mondiale di settembre, quali le sensazioni e come è andata qui all'impianto dei Pratoni del Vivaro? Ah, molto bene, il posto è fantastico come al solito, gli ostacoli erano molto belli, il percorso mi dicono non essere lo stesso tracciato, diciamo, dei campionati del mondo, che chiaramente sarà anche più lungo, quindi avrà qualche pezzo aggiunto da qualche parte del percorso. Comunque c'erano 2 belle salite già, quindi anche per chi non è abituato a montare i pratoni si riesce a capire cosa vuol dire il dislivello di queste colline. Il campo nuovo del dressage è bellissimo, i cavalli lo apprezzano molto e si muovono con disinvoltura, e questo campo ostacoli è sempre fantastico come al solito. Abbiamo visto una quinta posizione a squadre, quali le sensazioni dopo queste giornate di attività? Ma dopo il dressage eravamo ultimi, quindi devo dire che eravamo un po' giù di corda. E a quel punto lì, nella nostra riunione di pre-cross, ovviamente la tecnica era cercare di rimontare, perché tanto peggio di così non potevamo andare. Ed effettivamente abbiamo rimontato ed eravamo dopo il cross sempre in quinta posizione, molto vicini alla terza e alla quarta squadra, e oggi abbiamo mantenuto, non abbiamo rimontato ma abbiamo mantenuto la nostra posizione, che è comunque un buon risultato. Come sarà impostato il lavoro verso il percorso dei mondiali di settembre? Ma sarà individuale per ogni cavaliere, io ho un paio di gare in programma con questo cavallo, ovviamente accordate all'inizio dell'anno con i tecnici e i selezionatori, ma ognuno avrà un programma personale. L'anno scorso l'Olimpiadi di Tokyo, quest'anno mondiale, ma cosa pensa un amazzone quando è in cross? Ma a fare il meglio, insomma, essere concentrati, il piano strategico si ha già prima, e quindi si cerca di fare quello che si può fare, che si è in grado di fare.